Una sorta di protocollo d'intesa, così simpaticamente lo ha voluto definire il colonnello Nazareno Sant'Antonio, nuovo comandante provinciale dei Carabinieri, al suo primo incontro con la stampa locale. Una sorta di patto con i giornalisti per collaborare e lavorare bene, ognuno nel proprio campo. Un rapporto in definitiva che il colonnello vuole improntare sulla correttezza e reciproca collaborazione. Il colonnello Sant'Antonio è di Maglie, laureato in giurisprudenza, nel precedente incarico è stato insegnante della materia di tecniche investigative e diritto di polizia presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Ha comandato anche le compagnie di Palagonia a Catania, Roma Trastevere e Catania Piazza Dante. Nell'ambito dei reparti investigativi dell'Arma ha comandato la sezione Catturandi e misure di prevenzione patrimoniale del Nucleo Investigativo di Roma e per ultimo il Nucleo Investigativo di Catania. È anche docente di analisi previsionale strategica nel corso avanzato di analisi criminale presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia a Roma e ha tenuto lezioni sul tema dell'intelligence in diverse università e istituti di formazione. Ha partecipato anche a 3 edizioni della missione addestrativa italiana Somalia in qualità di senior advisor del corso cadetti dell'Accademia di Polizia Somala. Colonnello, che città ha trovato? È una città intanto molto bella, si presenta molto bella ma anche molto operosa. I cantieri sono il segno della rinascita e quindi noi come carabinieri siamo al fianco dei cittadini per tutelare anche la legalità nella ricostruzione della città. Devo dire, da questo punto di vista ho trovato un sistema di sicurezza ben collaudato, il signor prefetto, ma il questore, il comandante provinciale della Guardia di Finanza e il mio predecessore, sino adesso hanno portato avanti un programma di prevenzione molto importante, per cui io mi inserisco in questo sistema dando l'apporto massimo dell'Arma dei Carabinieri per continuare a fare sempre meglio. Ho conosciuto L'Aquila, ahimè, dopo i fatti del 2009, del sisma del 2009, in occasione del G8, e quindi ho avuto modo di vedere gli effetti del terremoto proprio nell'immediatezza.